me è stato un vero onore e niente, abbiamo raddrizzato una partita che sapevamo che era difficile, quindi niente, non abbiamo vinto niente, è stata la prima partita, siamo state brave, dobbiamo migliorarci e lavorare. Sì, sì, è una squadra che è giovane. È giovane, ci diamo una mano e la cosa positiva è che ognuno pensa per la squadra, non per se stesso, quindi penso che questo sia il punto forte di questa squadra. Beh, la combattività e poi quello di continuare sempre a giocare nonostante eravamo sotto di un gol, abbiamo pareggiato meritatamente, potevamo vincerla perché se c'era una squadra che doveva vincere era proprio la nostra a livello di gioco e anche di occasioni create. Sono felice perché anche le ragazze che sono partite come riserve, hanno giocato titolare e all'inizio dell'anno erano partite come seconde scelte e ne avevo in campo 4-5, hanno dato dimostrazione che questo gruppo è solido perché tutte sono a disposizione, tutte ci mettono il cuore e l'anima come hai detto giustamente te prima, e questa è una grandissima soddisfazione vista da parte nostra come staff, e dobbiamo continuare a lavorare, è una squadra molto molto giovane, infatti oggi in panchina avevamo tante ragazze del 2002-2003 e due sono entrate, e quindi c'è tanta soddisfazione per questo risultato come prima partita perché eravamo in super emergenza, e questa è la dimostrazione, come ho detto prima, che questo gruppo c'è, è solido e vuole crescere giornata dopo giornata. Sì, abbiamo fatto i primi 10 giorni un po' rallentatore, abbiamo avuto purtroppo degli infortuni gravi che terranno lontane dai campi almeno per un mese 3 o 4 giocatrici, e però mi hanno seguito e questi qua sono i risultati. Sono veramente felice per loro perché hanno fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista, caratteriale, tecnico, di personalità. Ripeto, come ho detto prima, c'è grande soddisfazione e grande voglia di continuare in questo percorso. Vedendo le prime partite, secondo me sarà un campionato più equilibrato degli altri anni, spostato un po' più verso l'alto, meno magari verso il basso, e noi il nostro campionato è quello di dare fastidio alle cosiddette grandi come poi abbiamo fatto lo scorso anno e cercare magari di fare quello step in più, ma visto questa sera mi sento di dire che ho a disposizione una grandissima squadra e soprattutto delle bravissime ragazze. Devo dire grazie al mio staff che ha lavorato bene in panchina, e ha agito molto bene anche nei cambi, logicamente suggeriti da me, però sono stati lucidi e questo qua è motivo che anche noi c'è amalgama, c'è sintonia e questo va portato avanti fino alla fine dell'anno.